Grazie Presidente. Abbiamo sentito già dai colleghi della maggioranza e della minoranza esporre grandi lodi alla modalità soprattutto in cui si è costruita questa risoluzione. Vorremmo far notare ai qui presenti che in realtà la modalità non è stata poi così eccellente come in effetti è stato raccontato qui oggi, perché in quasi tutte le commissioni, poi eventualmente gli altri colleghi lo diranno, queste bozze di risoluzione sono arrivate sul momento, scritte da degli uffici e sono state lette, discusse sul momento, approvate o bocciate sul momento. Quindi nel giro davvero di una discussione che non è stata approfondita, non è stata toccata invece con la dovuta serietà. Ci chiediamo, visto che il collega Brambilla ha dichiarato di aver contribuito alla stesura di questa risoluzione, dove l'ha fatto? Perché evidentemente il PD ha scritto forse insieme alla maggioranza queste risoluzioni quando dovevano arrivare poi in commissione. Perché a noi, come dire, gli uffici non ci hanno contattato per contribuire alla scrittura, se non poi facendo i nostri emendamenti in commissione, le nostre osservazioni in commissione. Ci sfugge quindi in che cosa il consigliere Brambilla avrebbe contribuito nella redazione di queste risoluzioni. Nei contenuti, poi, facciamo l'esempio della sanità, che la risoluzione della sanità è arrivata in commissione e lì è stata discussa, dibattuta in quella sede in un'unica seduta, tanto che non si è avuto modo di approfondire il tema della prevenzione come abbiamo noi chiesto. E il tema della prevenzione non dovrebbe essere un tema, come dire, secondario, perché faccio notare che all'interno della risoluzione si fa riferimento a concetti elevatissimi, ma poi si va in controtendenza, questo va detto all'Europa. Perché quando chiediamo e parliamo di prevenzione e nel mentre la giunta regionale delibera con delle delibere effettive che bisogna fare la conta dei morti prima di effettuare una nuova autostrada nel Nord Milano in favore di Expo, beh, queste cose andrebbero dette forse all'Europa prima di spendere grandi parole sulla qualità dell'aria. E ricordiamo che noi siamo gli unici forse in Europa che la direttiva 50 del 2008 sulla qualità dell'aria, che impone i limiti di PM10 e di biossido di azoto da non superare, vengono da noi costantemente superati. Quindi è un po' un'ipocrisia quella di citare oggi le questioni della qualità dell'aria, quando proprio ieri il ministro Lupi ci ha ricordato che in effetti bisogna accelerare le opere infrastrutturali che andranno a incrementare la già drastica e tragica situazione della nostra qualità d'aria in Lombardia. Bisogna incrementare queste opere infrastrutturali secondo il vostro ministro Lupi perché Expo ce lo chiede. Questo va ricordato all'Europa che, come dire, parliamo tanto bene dell'Europa, dovremmo essere noi, secondo i colleghi del PD, quelli populisti contro l'Europa. In realtà noi vorremmo che le direttive europee venissero applicate realmente, perché respiriamo un'area che non è allineata ai livelli europei, però continuiamo a costruire opere infrastrutturali chiedendone la conta dei morti. E poi la cosa assurda. La cosa assurda è stata l'antimafia. Questa risoluzione non è nemmeno passata in antimafia, cioè non è che non si è avuto tempo di discutere come nelle altre commissioni una bozza scritta in fretta e furia, no, non è nemmeno passata nella commissione antimafia. Questo silenzio in una delle commissioni che dovrebbe essere, è vero che è speciale, ma dovrebbe essere prioritaria rispetto a tutte le altre, è stata completamente, come dire, beh, ignorata. Questo silenzio va letto in qualche modo, perché io voglio capire per quale motivo l'istituzione regionale abbia deciso che all'Unione Europea non interessa forse che la Lombardia è una delle regioni a più alte infiltrazioni mafiose d'Italia. E questo non è un dato locale di una regione che non potrebbe raccontare qualcosa di importante all'Europa. All'Europa noi potremmo insegnare tante cose anche in lotta della criminalità organizzata e lo potevamo fare in commissione antimafia se ce ne fosse stata la possibilità di parlarne, invece non ce n'è stata. Perché potevamo fare dei suggerimenti per l'istituzione di una procura europea per il coordinamento di tutte le indagini in tema di lotta e di prevenzione della criminalità organizzata. Ricordo che settimana scorsa
è passata, mentre in Italia, visto quanto consideriamo importanti i temi europei, mentre in Italia discutevamo e facevamo una grande polemica su a chi dare la presidenza della Commissione Antimafia Parlamentare, mentre il PD e PDL si contendevano questa carica, in realtà il Parlamento europeo ha approvato il testo elaborato dalla Commissione sul crimine organizzato, corruzione e riciclaggio, quella presieduta da Sonia Alfano. Questo testo mette dei punti fermi in tema di lotta alla criminalità organizzata, che sarebbe stato interessante poter dibattere in sede di commissione invece regionale. Tra i vari punti si parla anche di esclusione delle gare d'appalto per aziende condannate con sentenza passata in giudicato per reati di mafia. Si parla di incandidabilità, ineleggibilità e decadenza anche evidentemente di chi fa parte degli organi istituzionali e che non deve essere titolato a rappresentare nessuno qualora in odor di mafia. E questo noi l'abbiamo ricordato sia in commissione sia con delle lettere aperte anche al dottor Sala di Expo, perché visto che parliamo di Expo anche in questa condizione, ricordo che due delle principali società che rappresentano le associazioni temporanee di imprese legate ad Expo, e questo va detto all'Europa, sono, come si dice, in odor di mafia. La Mantovani SPA sembra abbia rapporti con la famiglia Madonia. La CMC è di questi giorni che il GIP del Tribunale di Trani ne ha chiesto l'interdizione per tutti i cantieri di tutto il mondo e noi permettiamo che queste due aziende continuino ad operare all'interno di Expo. Quindi questo è il vantaggio che sta portando Expo oggi in Lombardia e questo va detto in Europa. Perché se l'Europa legifera, sta legiferando, come sembra stia facendo, così ci dice Sonia Alfano, in tema di lotta alla criminalità organizzata, sarebbe stato logico, assolutamente, come dire, fondamentale che questa risoluzione passasse anche in Commissione Antimafia. Questo silenzio evidentemente vuole dire tanto. Allora mi auguro che quando ci sarà davvero da dare seguito alla legge regionale 17 per dare rappresentanza al Consiglio regionale in Europa, che davvero questa rappresentanza venga fatta nel dovuto modo e non come è stato fatto invece in questa settimana in fretta e furia, passando nelle commissioni con leggerezza e tralasciando una delle commissioni più importanti. Grazie.